Il tocco di Volpi, corto per Brienza, grande movimento, Brienza, palla sul sinistro! Sereni in calcio d'angolo, subito palla gol per la Regina dopo 50 secondi. Ancora calcio d'angolo, palla che arriva in area di rigore, la deviazione da parte di Cacia. Attenzione Bianchi, posizione regolare, Bianchi era di rigore, Bianchi palla sul destro, la deviazione di Capelli. Ancora Brienza, tiene il pallone incollato al piede, Barilla, c'è un muro dinanzi al giocatore della Regina, Brienza tenta il pallonetto addirittura. Il cross verso Di Michele, Cassano. Loviso ripropone per Colombo, altro cross verso Rolando Bianchi, Belingheri, destro! Belingheri! Torino 1, Regina 0. Bello il tocco di Soimel per Rubin sulla fascia, Belingheri l'autore del gol del vantaggio del Torino. Di Michele, Loviso, attenzione al suo destro, una finta, rientra, palla sul sinistro, ci prova! Cassano, grande parata! Cross dentro per Cacia, attenzione c'è Boucher, il colpo di testa e la conclusione di Carmona con palla che finisce alta sulla traversa, palla gol importante per la Regina. Palla in mezzo, gol di Bianchi, segna sempre lui, nono gol in campionato, super gol di Bianchi. Pallone che adesso viene spinto in area di rigore da Bonazzoli, Brienza! E pallone al lato, la migliore occasione della Regina in tutta la partita al 91esimo minuto. Arriva il fischio finale di Stefanini, esce rammaricato a dir poco Novellino, la sua Regina perde 2-0.